Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Campare in Libertà. Oggi siamo in compagnia di Luigi, che è un mio amico, Salve, buongiorno. Luigi 5, che è un esperto di fitness. E quindi noi, siccome oggi parleremo appunto di come mettersi in forma per affrontare magari una tournée o comunque poter correre sul palco ed essere dinamici, quindi con Luigi vedremo come si può fare. Cantare in libertà. Bene, Luigi, intanto grazie per essere venuto Grazie a te in nostro dell'ospitalità. aiuto. E dici come si può fare, insomma, per mettersi in forma, per affrontare, insomma, un concerto così dinamico. Beh, le regole fondamentali diciamo che sono due. Bisogna unire sempre l'alimentazione all'attività fisica. Certo. L'alimentazione, per quanto riguarda, bisogna cercare più o meno di seguire un regime, almeno per 3 mesi. Prima di affrontare una tournée, un concerto, qualsiasi cosa, diciamo dove abbiamo bisogno della nostra prestazione fisica un Certo. po' più alta, dobbiamo seguire un'alimentazione quasi corretta. Quasi cosa vuol dire? Cioè evitare di assumere calorie sporche, ciò per quanto riguarda grassi tipo la mattina il cornetto come colazione, beh, piace a tutti, però non va bene Oh, assolutamente. Bisogna fare colazione con la frutta, uno yogurt magro, continuare durante la giornata con qualche spuntino, sempre a base di frutta o un po' di proteine animali, qualcosa sempre di leggero, evitare di associare dei formaggi a delle proteine della carne, perché così andiamo ad unire la caseina del latte, che comunque è una sostanza anche abbastanza calorica e grassa, più le pesante. proteine della carne diventano un bel Una bomba Bravo, calorica. sì. E quindi diciamo fondamentalmente quello che poi bisogna evitare sono i cibi grassi, come hai già Le detto, bibite le gassate, bisogna esatto. evitare l'alcol, bisogna evitare i dolci, bisogna evitare le fritture, tutto ciò che è buono bisogna evitare, Ok, diciamo. me ne vado. Vieni qua, Mario, vieni qua, vieni, vieni. È sempre un po' difficile rinunciarci, solo che se vogliamo metterci in forma, Un piccolo sacrificio, dai, si bisogna può fare. La domenica il dolcetto ci sta anche, ma Ah, il dolcetto, piccolino. piccolino, senza Ok. esagerare, no, il dolcetto. Mangerò solo la domenica. Ok. Mentre Gigi, per l'attività fisica, bisogna tutti i giorni andare in palestra oppure c'è un modo Tutti i per... giorni no, perché comunque il fisico così lo stressi. Adesso si passa, poi si rischia di passare da un eccesso all'altro. Ok. Dunque, l'ideale sarebbe dalle 2 alle 3 volte a settimana un allenamento comunque completo. Un'ora e mezza sarebbe l'ideale per ogni allenamento. 2 o 3 volte a settimana con un'alimentazione corretta, diciamo che sarebbe il giusto equilibrio per arrivare a una forma Quindi se fisica. uno vuole ad esempio perdere peso e mettersi in linea, un po' di cardio fitness, corsa, Sì, un po' di corsa, ciclette. un po' di cyclette, un po' di addominale, perché serve Ok. sempre gli addominali per il rilasso. Bravo Mario, è proprio diciamo, gli esercizi che fanno un po' più male, però Sì. servono per rassodare comunque e ti danno anche un po' di forza in più a livello del diaframma, che voi Beh, sì, saltanti, diciamo, è una cosa infatti. molto. Il sostegno viene proprio da tutta la struttura addominale, poi. Maestro, ma secondo te ce la possono fare tutti a fare questa cosa, giusto? Non c'è un limite di età. Beh, Ah, certo, per i giovani è più facile, però magari se lo secondo me non possono. è così. Secondo me ce la possono fare tutti. Scommettiamo? Tutti? Vogliamo fare una scommessa? Certo. Te la senti di scommetterti con me qualcosina, di metterti tu alla prova? Sì, tu agli occhi dei nostri amici, ci stai? Cioè, io dovrei fare questa cosa qua e quindi non la voglio fare. No, la devi fare, dai, la devi fare perché tu devi essere l'esempio per tutti questi tuoi Quindi seguaci. Dovresti quindi dovrei mangiare così, andare in palestra. fare questo sforzo per almeno 3 mesi e far vedere ai ragazzi la prova concreta del Ok, va risultato, bene. ok? Allora lo faccio. Quindi siamo a settembre adesso. Questo video magari lo facciamo uscire fra 3 mesi, a dicembre, A dicembre lo faccio vedere i aggiorniamo, risultati, lo dal prima facciamo al dopo? vedere. Ok, questo è prima. Ok, No, devi far vedere qualcosa. allora, Almeno la camicia la devi aprire almeno per far vedere al questo, prima, al dopo. bene, allora vediamo un po'.
Mi alzo. Vai, vai. Oh mio Dio. Beh, dai, che non stiamo nemmeno... Voglio dire, 3 mesi ce la facciamo benissimamente con te, ma sì. 3 mesi? Sì, che ce la facciamo. 2 anni e mezzo. Sì. Scommettiamo? Ok. Accetti la scommessa? Accetto, accetto la scommessa. Ragazzi, vi daremo la prova che tutti ce la possono fare. Allora, ragazzi, oggi è il primo giorno di dieta, quindi... Ti mancherai tantissimo. Ciao. Ciao, amici. Come si può fare a rinunciare a tutta questa roba? Ah, vabbè, prendiamo il caffè. È buono pure amaro il caffè, no? Ragazzi, vado per la batteria. Siamo per andare in palestra e questa è la mia colazione. Fette biscottate con marmellata di albicocche dietetica, un po' di caffè amaro, poi dei fiocchi e cereali. E siamo pronti. Bene ragazzi, siamo a dicembre, finalmente abbiamo finito questo percorso iniziato a settembre, quindi abbiamo fatto questi 3 mesi di preparazione atletica con Luigi che ci ha dato una mano per quanto riguarda l'alimentazione e anche i consigli giusti. Eravamo rimasti nella puntata con l'idea della sfida, se saremmo riusciti o meno ad affrontare questa situazione e a portarla a termine. Secondo me ce l'abbiamo fatta, sì. Infatti io mi sento più energico, più agile anche, nei concerti riesco anche a muovermi di più senza perdere troppo fiato. Quindi abbiamo fatto cardio fitness, pesi per la tonicità muscolare. Giusto. E quindi vi faccio vedere il risultato. Vai Mario. Fisico possente. Chiudete gli occhi se non volete impressionarvi. Sto scherzando. Allora, questi sono gli stessi vestiti che indossavo quando ho fatto la puntata a settembre. Scusate, mi tolgo la camicia. Faccio vedere quello che... Comunque ho perso peso e mi sento ovviamente più in forma. Questo è il risultato. Questi sono gli stessi vestiti che portavo. Questo pantalone è una 48, adesso io ho comprato una 44 che mi va bene. E quindi, che dire Luigi? Sfida riuscita. Ok. E fisico più preparato anche per il tuo lavoro. Esatto, quindi ragazzi, se volete migliorare la vostra forma fisica, intanto affidatevi a un esperto. E poi sappiate che ogni cantante che sta sul palco e deve effettuare 20-30 date di seguito ha bisogno necessariamente di lavorare sulla sua forma fisica, altrimenti non reggerebbe tutto questo tempo stando sul palco. Una cosa importantissima che non dobbiamo dimenticare di dire ai nostri amici: a qualsiasi età si possono raggiungere i risultati e Mario è la prova visibile. Anche giusto? A 25 anni. E quindi, ragazzi, è stato bello. Io mi rivesto perché dicembre è un po' più freddo. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao! Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti.
Grazie.